Senta, lei ha dichiarato che non parteciperete mai come ospiti a programmi di Retequattro come il nostro. Io sono di Retequattro, Quarta Repubblica, di Nicola Porro. Perché? Noi abbiamo dichiarato che non parteciperemo a quei programmi di Retequattro e non solo che hanno contribuito a inquinare il dibattito politico con mistificazione e semplificazione. Il fatto che Nicola Porro in primis ci abbia accusato di cose senza mai averci telefonato, voglio dire, il nostro numero di telefono ormai appartiene a tutta Italia, comunque a tutti i giornalisti, non abbiamo mai avuto una telefonata di Nicola Porro che ci chiedesse chi siamo, eppure si è permesso di dire un sacco di falsità sul nostro conto, quindi questo fa capire bene che tipo di giornalismo è. Veramente siamo venuti tante volte, abbiamo fatto servizi nelle vostre piazze, abbiamo raccontato le vostre piazze tante volte. Beh, Abbiamo intervistato anche lei diverse volte. nessuno, diciamo, Nicola Porro non mi ha mai chiamato, non mi ha mai chiesto prima di scrivere cose su di me, su Andrea, cose su di noi, non ci ha mai chiesto spiegazioni, ha sempre presentato una sua verità, che voglio dire, non è un problema, però è la sua verità, e quando uno fa il giornalista dovrebbe presentare una verità un po' più ampia. Però perché non partecipare a un programma, cioè non accettare il contraddittorio? Perché la nostra gente ce l'ha chiesto, in qualche modo ci ha detto estraniatevi da quella parte di comunicazione di giornalismo che ha contribuito a fare sì che tutto questo sia divenuto possibile. Scusami, se noi la invitassimo, lei verrebbe oppure no? No. Da Porro? Sì. No, No, personalmente no. assolutamente no. A meno che Porro non inizi a chiedere scusa per tutto quello che ci ha riversato addosso senza mai Tipo, averci coinvolto. quale accusa? Tipo? Ma tipo di essere dei cazzari, tipo di essere gente che... Così, perché fai finta di non capirlo? Lo sai benissimo. No, 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 Cioè, no, voglio dire, no. io conosco il Non mio so datore di se lavoro, vede, tu se ha visto. evidentemente non conosci il No, tuo. no, lo conosco benissimo, per questo mi chiedevo, insomma, noi di Quarta Repubblica abbiamo sempre raccontato le vostre piazze così come sono, ecco. Continuate a farlo, voglio dire, l'avete fatto No, però senza di noi, sarebbe. continuate a farlo senza di noi. No, no, però il contraddittorio. Cioè, in Quarta Repubblica sono sempre venuti ospiti del mondo di sinistra senza problemi, ecco. Quindi è curioso che voi non vogliate venire, Una scelta libera, voglio dire, assolutamente insomma. no, infatti non stiamo condannando, stiamo No, semplicemente credo. chiedendo come mai, ecco. No, credo che sia necessario, diciamo, prima un chiarimento, perché noi, voglio dire, ci siamo resi disponibili, ma non solo con Rete4, ma con tante televisioni e tanti giornali, per spiegare la nostra storia. Ci siamo resi conto che la nostra storia veniva in qualche modo travisata o costruita d'arte per raccontare qualcos'altro, quindi abbiamo iniziato a chiederci se davvero tutti i giornalisti erano interessati alla nostra storia e a raccontare la nostra storia, e noi non abbiamo problemi a raccontarla. C'è solo il problema che a un certo punto ci rendiamo conto che quello che raccontiamo viene poi. Io vengo a dire una cosa, il mio servizio dura 2 minuti e dopo ci sono 40 minuti di persone che dicono tutt'altro, non è il modo di porsi. E il problema è che in certe trasmissioni televisive, non solo la vostra, è molto difficile esprimere un concetto, un pensiero, perché la gara è a chi interrompe di più. E noi, non essendo televisivi, non essendo politici, non riusciamo a confrontarci in quel dibattito lì. Cioè, è come andare a giocare a basket con gente che ha sempre fatto atletica, non so come dire, sono due mondi che non si Ok, appartengono. però forse se, quindi se questo è il problema, forse sarebbe meglio venire in studio magari, no? Anziché rispondere a delle domande, diciamo, di un servizio chiuso, no? Cioè è un po' diverso, no? Quindi in studio c'è la possibilità di Ma parlare voglio quanto si dire, vuole, credo che no? ognuno abbia, nel senso, ognuno ha la sua strategia politica. Io non capisco Certo. perché, ad esempio, Salvini non va mai veramente a fare dei confronti politici con anche un contraddittorio, come tanti Certo. altri leader. Quindi nel momento in cui noi, che ad esempio non siamo neanche un movimento politico, non vogliamo metterci a dibattere di Ilva, cioè io adesso non è che non veniamo solo da voi, noi a un certo punto abbiamo anche smesso di andare in altri talk show perché ci siamo resi conto che ci mettevano a un piano che non è il nostro, non perché siamo superiori, ma perché semplicemente noi facciamo altro. Cioè noi possiamo parlare di fenomeni sociali, possiamo parlare di fenomeni politici, ma non riusciamo a parlare di temi politici in senso stretto, e non perché non siamo capaci, ma perché non è il nostro compito, perché non abbiamo un Però partito, non facciamo campagna avete un elettorale. obiettivo ora o no? Beh, mi sembra che sia evidente, quello di riempire le piazze e capire se c'è davvero un'alternativa al populismo di Salvini o al sovranismo meloniano. E questo è quello che stiamo avendo in questi giorni. Cioè, stiamo lavorando per capire
quanta gente c'è che davvero non fa parte di quel consenso che ci veniva venduto come sicuro. Ma pensate di fare altro? Cioè, va bene le piazze, però poi? Cioè, che cosa si tradurrà alla piazza? Cioè, che cosa diventerà la piazza? Beh, si apre una fase 2 dopo Roma, che è il ritorno nei territori, e quindi ci sarà la stessa cosa che è successa fino adesso nei territori, diciamo, più considerati tra virgolette marginali, quindi Appennino, provincia, pianura, diciamo, i comuni più piccoli. E poi si aprirà la fase 3 dopo le elezioni in Emilia-Romagna, posto che non è detto che la fase 3 sia ancora sardina. Cioè, io non vedo l'ora che non serva più un movimento delle sardine per scatenare un'alternativa e una richiesta di rispetto istituzionale e costituzionale in questo paese. Ma c'è un partito al quale vi sentite più vicini, il PD, non so, Bersani, Renzi? Non c'è un partito a cui ci sentiamo vicini, siamo sicuri che... Non siete salviniani, ecco, questo... Sì, siamo sicuri che c'è un certo tipo di destra che non appartiene al nostro modo, ma neanche ideologico, proprio una questione di stile, non appartiene al nostro modo di comunicare, al nostro modo di vedere la società, perché ci viene presentata una società che secondo noi non esiste ed è molto più complessa del io sono tuo nemico, quindi ho ragione. Io parlo con un sacco di gente di destra, un sacco di amici di destra, che iniziano a rendersi conto che il modo di fare politica di Salvini è comunque, uno, non risolve i problemi, due, ne crea di altri, perché crea divisione all'interno di una comunità che già ha delle fratture economiche e sociali. Senta, prima ha detto 5 Stelle, ma i 5 Stelle sono populisti per lei? I 5 Stelle sono nati con una forte componente populista, che è stato poi uno dei problemi, perché a un certo punto non sono riusciti a mantenere le promesse, però ha un populismo diverso, un populismo meno dannoso, perché non era un populismo che divideva, era un populismo che divideva la casta dal popolo. Invece il populismo di Salvini è un populismo che divide il popolo, cioè in cui io, per il semplice fatto che non la penso come la pensa Salvini, vengo additato anche da alcuni giornalisti come una persona che non ha capito niente, o più stupida, o più ignorante, o con meno diritto di presentare le proprie istanze. Senta, questo è il problema. L'ultima cosa, prima parlavamo di Boris... Sei l'unico mi dà del lei, sono troppo contento. Boris Johnson, prima parlavamo, lei ha risposto, ha detto un problema di fragilità, ha parlato di fragilità se non sbaglio, no, però non è un po' curioso che quando vince la destra è un problema di fragilità e quando invece vince la sinistra ha vinto la democrazia? No, non è assolutamente questo, io non ho detto che è un problema di fragilità, ho detto che in questa fase in cui sicuramente il sovranismo è arrivato a lanciare un messaggio molto più diretto, che in qualche modo ha convinto tante persone, non stupisce il fatto che Boris Johnson, che ha un'idea molto chiara, per quanto non appartenga al mio modo di vedere le cose, ha proposto un'alternativa molto chiara. Adesso bisogna vedere se poi questa alternativa si tradurrà in concretezza, non sta a me a deciderlo, immagino neanche a lei. Però non è un problema democratico il fatto che vinca Johnson, è sicuramente il problema che l'alternativa al sovranismo di Johnson non si è capita o non è arrivata. Quindi è colpa della sinistra, comunque del mondo progressista, che non è stato in grado di... Laburista, adesso ognuno ha il suo nome in ogni paese, però sì, questo è il punto, sicuramente c'è anche questo. Va bene, grazie mille. Grazie.